Una landa sommersa dall'acqua come una risaia. All'indomani dell'ennesima grandinata appare così la piana del Fucino nell'Aquilano. Piante marcite e una terra diventata ormai una spugna, continuamente imbevuta. La stima dei danni non è ancora possibile, dice Coldiretti, ma di certo si sa che alcuni prodotti di stagione, come finocchi e spinaci, non saranno sulle tavole degli abruzzesi. E, se non cessa di piovere, arriva l'allarme più grande. Nelle prossime settimane non sarà possibile coltivare le patate, compromettendo il prodotto principe dell'economia di tutto il Fucino. In questo momento stiamo ancora contando i danni perché emergono man mano e purtroppo non è possibile fare una fotografia puntuale. Ogni giorno si accresce l'elenco delle persone che lamentano danni rivenienti da due settimane ormai che hanno impedito, e questo è il secondo danno, la possibile normale e ordinaria attività agricola nel Fucino. In questo momento noi siamo a rischio a far partire la campagna agricola nel Fucino, siamo in ritardo con le semine, per cui accanto al danno di quello che era già stato seminato e che è andato distrutto, c'è anche un ritardo che si prospetta da qui nei prossimi giorni, perché se nei prossimi 10 giorni non si riescono a seminare ad esempio le patate, quest'anno non avremo patate. Ma è tutto il ciclo agricolo che in questo momento è stravolto, per cui non riusciamo in questo momento a definire quando partirà la campagna agricola del Fucino. Nonostante il momento difficile, campagna amica di Coldiretti torna comunque all'Aquila. Grande successo di pubblico, soprattutto di famiglie, che vivono da vicino la meraviglia della natura e del suo sbocciare, nella speranza che torni costantemente a splendere il sole per poter raccogliere i frutti della terra. L'Aquila sta rispondendo bene, lo aveva già fatto a dicembre in occasione delle festività natalizie, allora quando ci eravamo proposti alla cittadinanza dell'Aquila con il mercato per 3 giorni. Ed è questo che pensiamo di fare anche nel proseguo, cioè di proseguire con un mercato sempre stabile qui all'Aquila.